Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now. Allora, continuiamo con Gears of War Judgment. È comparso Carnus. Carnus. Carnus, come cazzo si chiama? Che dovrebbe essere il boss del gioco, praticamente. Questo è un po' come la grossa locusta che guidava la regina in Gears of War 3. Più o meno, sembra, solo che questa cammina a terra. Cazzo sto andando? Pure. Chiama i rinforzi con le scorregge. Fantastico. Ah, ci guarda dall'alto. Eccola di ritorno. Mamma mia, ragazzi. No, no, no! Si preannuncia un lungo gameplay. Ah, dai! Ora arrivano le locuste. I'm
Attenzione che scende di nuovo il bastardo. Facciamo. Ce la prendiamo comodo. Esiste una differenza fra guerra e crudeltà. La guerra è crudeltà. E questa non è finita. Una cosa, tenente. Questa è l'ultima volta che qualcuno ti chiama tenente. Lascerò cadere le accuse, ma non sarai mai più un ufficiale. Già, perché sprecare la mia intelligenza facendo l'ufficiale? Signore. Soldato? Mai. Capisco perché mi hanno ordinato di controllarti. Davvero? E perché? Credo pensassero che avresti provato a rubare le nostre tecnologie. E l'hai fatto. Ho usato illecitamente una tecnologia militare. È diverso. Chiedo scusa, tenente Bayard. Soldato Bayard. Loomis mi ha degradato. Le mie congratulazioni. Tutto grazie a te. Questo significa che il comando passa a me. Perfetto. Cole, anche fra noi c'è così tanta tensione. Sì, temo che sì, bene. Piazzi caduti Talos. Non è ancora finita. Cioè? Vabbè, quindi dovrebbe essere finita la campagna principale? O no? Boh. Il boss è morto, quindi in teoria. Sì, ci è rimandati al menu principale, quindi è finito. Va bene ragazzi, la campagna principale di Gears of War Judgment si conclude qua. Non è stata una storia abbastanza affascinante come la trilogia originale, ma essendo un prequel, insomma, non c'è stata nessuna novità, a parte il boss finale che abbiamo ucciso. Allora, però non finisce qua ragazzi, perché una volta acquistate abbastanza stelle, se non mi sbaglio 30 o giù di lì, durante il corso della campagna di Judgment, possiamo sbloccare una nuova campagna, Ripercussioni, che praticamente continua la storia di Gears of War 3 ragazzi, quindi questa parte del gioco non è un prequel ma è un seguito, Ripercussioni, che si può sbloccare dopo Judgment, una volta che si, appunto, vincono abbastanza stelle durante il gioco principale. Dunque, Ripercussioni. Non so se come Judgment è una campagna divisa in capitoli o è solo un livello. E produci le anticipazioni di Ripercussioni, vediamo. Sono Bayard. Vi ho detto di quella volta che Marcus ha chiesto a Cole, Carmine e me di trovare dei rinforzi e portarli ad Asura. Ma va? Sono finiti nel posto che odio di più, Alvo Bay. Un vecchio amico aveva una barca ad aspettarci, ma per metterla in acqua dovevamo far saltare qualcosa. Un bel po' di roba. È una bella storia. E non c'è più Loomis di mezzo a impormi di stare zitto. No, non ho capito, quindi questa parte del gioco è ambientata dopo Gears of War 3.
Cioè durante Gears of War 3, praticamente. Vabbè, vediamo. Quindi Judgment era degli eventi precedenti alla serie, alla trilogia principale, mentre questo, ripercussioni, è successivo. Sempre nei panni di Bird. Previously on Gears of War 3. Ecco qua, Azzura. Nessuna immagine, ma un sacco di dati e mappe. Accomodatevi. È un'isola. Come diavolo si fa a nascondere un'isola? È una specie di scudo protettivo. Qua un uragano artificiale intorno all'isola. Pare che l'unico modo per entrare sia passarci sotto. C'è un vecchio sottomarino al cantiere navale di Ennemu. Ok, Bale, Cole, voi andate a cercare rinforzi. Sottomarino no, se non ci facciamo aiutare siamo fottuti. Abbiamo bisogno di un trasporto, di armi e di chiunque sia in grado di combattere. Conosco un posto dove cercare. Io là non ci torno. Halvo Bay, 24 ore prima Adam Phoenix rilascia la cura all'Immulsion. Ah, praticamente sono Odio eventi questa stupida città. accaduti in Sei Gears of stata War casa 3. mia. Lunga storia. Soltanto i COG sono così rumorosi. Eccolo qua, Paduk. Paduk. Quell'arma può tornare dove stava. Quella è Carmine. Ciao, Paduk. Quanto tempo? Ti serve aiuto. E una barca. Allora venite con me. Benvenuti nella splendida Alvo Bay. No, questa città è rimasta deserta per anni. E a noi sta bene così. A noi chi esattamente? Andiamo, ti mostrerò. Vabbè ragazzi, quindi questa nuova campagna incontra gli alleati di Paduk. Questa nuova campagna avviene durante la Gears of War 3, quindi qua siamo durante gli eventi di Gears of War 3, parallelamente a praticamente al gioco principale, ecco, insomma. È una sorta di campagna aggiuntiva di Gears of War 3. Mentre Marcus Fenix e Dom erano nascosti in quella città, non mi ricordo il nome. Noi dovevamo andare a cercare rinforzi con Cole e Carmine e ci siamo ri riuniti con il nostro caro Paduk. Quindi qua siamo durante gli eventi di Gears of War 3. Poco prima che c'era Come è scritto che arrivata qui Marcus quella roba? Un'onda Immulsion no, arenata. dopo l'affondamento di Hyacinth. Era alta come un palazzo. L'ha portata fin qui. Ecco Immagino che incontreremo gli dove siamo splendenti qua. diretti. Sicuro. Quella è casa tua. Per il momento, sì. Incontreremo gli splendenti adesso, immagino. Quindi questi eventi avvengono poco prima che Marcus attiva C'è qualcosa la più cura avanti. alle Musio. Bene, Locuste. ci penseremo noi. Oh mio. Mi piace combattere. Siamo tornati ad Albo Bay. Oh, fantastico, fantastico. Sono mie. La gente del luogo sa che siamo qui. Non si bada troppo alla furtività, eh? Locuste. Quello ha un corno. Ma che diavolo Che state? cazzo succede? Muoversi tutti! Merda. Presto, nella stazione di servizio in fondo alla Scappa strada! la valanga. Schiviamo! Attenzione alle rocce!
Via! Via! Attenzione! Ricordami perché incontrati con gli alleati di Paolo. Beh, almeno non siamo morti. Abbiamo un interruttore per spostare questa roba. Ehi, questa nebbia è normale. Qui niente è normale. Soltanto io sento questo rumore. Taker! Da quando Alvo Bay è una riserva di Taker? Queste cose non mi succedono quando sono solo. Bene, oltre i cancelli. Ah, dunque siamo diretti a quella piattaforma, vero? È più vicina di quanto sembra. Forza, avanti. Cecchini, al riparo, subito! Cecchini, ci penso io. La nebbia sta esagerando, però. Rotta indietro! Troviamo qualche riparo! Non lasciamoci incastrare! Lancio una granata! Si erano nascosti. Non è ancora finito. Ah, sono tornati quelle locuste che si incazzano. Eccola. Fantastico! Oggi non ci fanno più niente!
Guardate il cimitero. Lo senti come brutto. Forza, da questa parte. Allora, Paluk, con chi stai in questo periodo? Uno dei motivi per cui la gente viene qui è che nessuno gli chiede per chi hanno combattuto. Ok. Si passa dal centro commerciale. Per almeno 20 vie diverse. Se fate silenzio. Silenzio è il nostro secondo nome. Non c'è energia. Deve essere successo qualcosa al nostro generatore. È qui vicino. Perlustra il centro commerciale. Nemici! Credevo che il posto fosse abbandonato. Muoviamoci! Lo senti come brucia. Alle mani! Questi vocioni che hanno le locuste veramente. Oh tu. Sono abbastanza ridicole queste. Perché mi piace combattere. Ah, praticamente questa missione aggiuntiva di Gears of War 3 avviene nella linea temporale parallelamente a quando con Marcus e Dom siamo andati al porto a prendere i sottomarini per andare ad Azura. Mentre loro erano lì, Bird e Cole erano qua. Quindi stiamo rivivendo quei ricordi. Questa missione aggiuntiva di Gears of War 3. Corpo d'artiglieria! Altri Bird. Bird, se qualcuno dei miei è ferito. Cioè, sarebbe colpa nostra. Ma erano mesi che non si vedeva una locusta. Tutti quanti, di qua! Mortai? I mortai ci hanno inchiodato! Distruggiamoli! Mortaio! Mi stanno sparando! Mia.
Ne arrivano altre. Nemici! Rianima me, nemici! Bene! Ragazzi, aiuto! Altra roba per me. Ehi, credo non ce ne siano più. Per ora. Bene. Carmine, non dire credo che non ce ne siano più se non ne sei sicuro al 100%. Una mano. Scusami, nella fontana. Altra roba per me. Bene. Fucili sparsi ovunque. La torre si avvicina nel frattempo. Stiamo arrivando alla piattaforma. Statemi vicino. Almeno qui le cose sono ancora tranquille. Il campo è appena oltre quel cancello. Sembra... Entra nel campo di Parduk. Sì, ci attendono anche degli stuzzichini. Entriamo. Ci sono degli arenati qua dentro. Ci sono guardie all'ingresso, Paduk. C'è qualcuno in casa? Qui dovrebbe esserci una guardia. Quindi siete degli arenati? Qui hanno lottato tutti per qualcosa, non sono arenati. E tu ora per chi combatti? Non fare domande stupide. Va bene ragazzi, per ora finisce qua, dai. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo gameplay. Ho organizzato una bella festa di bentornato per te, Paduk. Silenzio.